canestro non è da 3 punti, ma ne vale almeno 4 per la solidarietà che la Dolomiti Energia conferma a favore dei profughi accolti in Trentino. Assieme ad ATAS e Centro Stalli, nell'ambito della rete dell'accoglienza dei richiedenti asilo coordinata dal CINFORMI della provincia autonoma di Trento, è tornata nel 2017 l'iniziativa che unisce sport, solidarietà, dialogo e incontro. È scesa nuovamente in campo quindi la squadra che fu parte del progetto One Team e che quest'anno ha pure il sostegno dell'Ateneo e dell'Unione Europea. Dopo la positiva esperienza della passata stagione, la società bianconera ha deciso di riproporre la stessa iniziativa, collaborando stavolta anche con l'Università degli Studi di Trento. L'Università di Trento è stata coinvolta fin dall'inizio nella definizione del progetto, perché oltre a dare la possibilità ai ragazzi di partecipare agli allenamenti, si voleva controllare qual era l'effetto di coinvolgere i ragazzi in questa attività. Quindi l'Università di Trento ha cominciato a monitorare il progetto fin dall'inizio e i ragazzi hanno partecipato anche a delle interviste all'inizio del progetto e verranno coinvolti ancora in interviste alla fine del progetto per vedere quali sono stati i risultati della loro partecipazione. Non solo in termini sportivi, ma soprattutto a livello dell'integrazione della conoscenza dell'ambiente di Trento. Da inizio gennaio 2017, un gruppo di 25 ragazzi provenienti da Senegal, Mali, Gambia, Ghana, Nigeria, Guinea, Costa d'Avorio e Afghanistan si sta allenando 2 volte la settimana sotto la guida dei coach Moussa Dia e Nicolò Gilmozzi, sudando in palestra per migliorare i fondamentali del gioco del basket. E proprio la pallacanestro sta favorendo sotto tanti punti di vista l'inclusione tra gli stessi richiedenti asilo e la comunità trentina. Questo è un progetto pilota che sta funzionando molto bene e si può pensare sia a uno sviluppo dell'interesse dell'università su questi aspetti dell'integrazione che portano i ragazzi a partecipare anche a attività specifiche come quelle dello sport, e da un altro lato anche un progetto pilota che speriamo possa essere di buon esempio anche ad altre società, in altri sport che coinvolgano questi ragazzi che hanno tantissima voglia di muoversi e di imparare anche a fare sport insieme alle persone che vivono in Italia.